Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menzo, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui finalmente su Soul Rare, anche chiamato Sorare in italiano. Vi ho lasciato un attimo da soli, tutti gli appassionati che hanno iniziato a seguirmi grazie a questo gioco e a tutti i ragazzi che hanno iniziato ad appassionarsi a questo gioco grazie ai miei video. Adesso ci sono un po' di novità, sia sul mio account sia per quanto riguarda il gioco in generale. Innanzitutto, fatemi sapere come ve la state cavando, ragazzi. Se siete riusciti ad andare a premio, avete una squadra interessante, fatemi sapere con che squadra giocate. Insomma, mi raccomando, fatemi sapere le vostre idee sotto nei commenti. Vi ricordo che c'è il canale Discord dove potete unirvi per chiedere anche consigli utili, info, eccetera, eccetera. Quindi tutto in descrizione, mi raccomando. In descrizione trovate anche il link per iscrivervi a Sorare se ancora non l'avete fatto. È sicuramente un buon momento per iniziare. Sono uscite la maggior parte delle carte nuove. Come potete vedere, sono uscite anche le carte del campionato portoghese. Manca veramente, veramente. Mancano pochi campionati, penso. Molte carte della Serie A, anzi, sono uscite tutte le carte della Serie A. E c'è in questo momento un evento referente che scadrà il 22. Se vi iscrivete, vi arriverà una carta tier 2, quindi di un discreto valore, di queste leghe, ovvero della Ligue 2, la Liga, insomma, tutte le serie B che ci sono all'interno del gioco. Come potete vedere, si parla anche di Championship. Infatti, hanno inserito un sacco di carte nuove anche delle serie B, ragazzi. Se andiamo a vedere la Bundesliga 2, per esempio, queste però l'avevano inserito già parecchio tempo. Già parecchio tempo fa abbiamo però anche la Championship. Hanno inserito alcune squadre della Championship: il Burnley, il Watford, il Millwall, il Norwich, il Coventry? Sì, Coventry. Insomma, ci sono dei giocatori molto interessanti. Quindi, se siete degli appassionati, guardate anche Adam Ida e seguite la Championship, ci sono anche queste carte. Quindi mi raccomando, iscrivetevi tramite il link in descrizione. Una volta che acquisterete 5 carte all'asta, ve ne arriverà una gratuita. E la stessa cosa succederà a me. In più, vi lascio anche un altro link per iscrivervi. Lì invece non vi arriverà nessuna carta, ma ogni volta che acquisterete delle carte, il 10% arriverà a me. Quindi se volete supportarmi, fatelo tranquillamente anche dal secondo link. Di cosa vi volevo parlare? Ci sono state delle aggiunte interessanti nel mio club. Come potete vedere, ho ricevuto la mia carta unica, ovvero Bas Cuypers, terzino sinistro e, se non erro, capitano dei Go Ahead Eagles, squadra del campionato olandese, come potete vedere qui. E questa l'ho ricevuta grazie a voi. Grazie mille per esservi iscritti con il mio codice. Che giocatore è Bas Cuypers? È un giocatore che ha un bel punteggio, sia nelle ultime 5 che nelle ultime 15. Appena scomparirà questo voto, se nella prossima partita dovesse prendere un voto discreto, il punteggio delle ultime 5 potrebbe essere sicuramente più alto. Qual è il suo, diciamo così, problema? Il suo problema è che gioca nei Go Ahead Eagles, una squadra che tentenna nelle basse zone della classifica olandese. Però è a già 2 gol, 9 presenze. Insomma, è un buon giocatore che posso rivendere a una grossa cifra. L'altro problemuccio di Cuypers è che la Limited e la Rara non costa poi così tanto. Si trova a 0,1 Ethereum. Qui è andata via addirittura a 0,05 2 giorni fa. Insomma, non è una carta che vale tantissimo in generale. Quindi penso che il suo prezzo possa essere tra i 2,2 Ethereum, che in questo momento corrispondono a questa cifra, e l'1,8, penso. Sto cercando di venderlo, sto provando a. Ho contattato anche direttamente Bas Cuypers per sapere se è interessato dall'acquisto. Sto contattando alcuni giocatori di Sorare, quelli un pochettino più avanzati che giocano con le uniche. Insomma, sto provando a venderla. Se qualcuno di voi è interessato, mi contatti. Magari la vendo proprio a qualcuno di voi. Questa è sicuramente una buona novità perché la sua vendita mi darebbe la possibilità di aumentare un pochettino il mio capitale e migliorare decisamente alcune rose. Le cripto che andrò a guadagnare, però, non le investirò tutte.
una parte me la terrò. Oltre a questa novità, ho fatto anche dei nuovi acquisti, più che altro per il futuro, penso. Ho preso Sebastian Cordova. Non so quando finirà il campionato messicano, non credo però ci siano ancora tante troppe partite. Quindi Sebastian Cordova lo terrò più che altro per il prossimo anno. Quando ricomincerà il campionato messicano, penso che con questo punteggio possa avere un po' di hype. Caricaburu invece è un attaccante che secondo me, se prende continuità magari anche nel mercato di gennaio, va in prestito da qualche parte, potrebbe essere interessante. Questo invece è un giocatore che ho vinto e quasi quasi lo metto anche in vendita. E poi ho preso Kenzo Goodman, ventenne dell'Excelsior, perché mi serviva per una competizione. Vi devo far vedere però anche un'altra cosa, perché per quanto riguarda le partite giocate, io sono andato a premio due volte in maniera importante. Adesso lo andiamo a vedere, perché se non ricordo male era la settimana dal 30 allo 04, era questa. Yes, sfortunatamente mi verrebbe da dire, nella All-Star rara non sono riuscito ad andare a punteggio. Non sono andato a punteggio da nessuna parte. Ho fatto il devasto. Ho fatto il devasto, come avete già visto sicuramente, nella Challenger Europe. Clamoroso. Clamoroso veramente. Perché Van Gassel ha perso 1-0. Però si è preso il suo bel punteggino e io sono stato soddisfatto. Andreu, come al solito, il suo lo fa vincendo addirittura contro l'Anderlecht. Poi ho messo due difensori e Kramer, quante gioie mi sta dando questo Kramer, ha segnato signori, difensore centrale ha segnato contro l'Odense, quindi si è preso un bel 91, ha segnato anche Pedro Gonçalves, in più aveva anche il capitano, quindi si è preso un bel 76, poi Santos ha fatto l'assist, quindi ragazzi sono arrivato 65esimo. Fino a qualche ora prima ero alla 34esima posizione. Ho visto anche la top 5. Ho visto anche la top 5. Però è andata così. Che carta ho vinto? Vi chiederete voi. Ho vinto Ivica Ivušić, portiere che ho venduto qualche ora fa, sinceramente. È un portiere che vale qui adesso questa cifra. Però, come potete vedere, è andato via a qualcosa, va via a qualcosa di meno, insomma, va via intorno a queste cifre. Io sicuramente avrei potuto guadagnarci di più, ma non mi interessava moltissimo. Cioè, nel senso, io l'ho messo in vendita, ho ricevuto un'offerta che mi piaceva ed è andata bene. In realtà, ho accettato questa offerta, ma era di più il valore in euro. Sono arrivato a guadagnare tipo 66 euro. Ho guadagnato una discreta cifra. E quindi sono assolutamente soddisfatto. Adesso ho in vendita un bel po' di giocatori. Vediamo cosa accade. La cosa bella però è che sono andato a premio anche questa settimana. Ed è un premio inaspettato. Cioè le prime soddisfazioni, sono sincero, si stanno vedendo. E sono stracontento di questo. Sono andato a premio nella rara All-Star. Come vi avevo già spiegato tante volte, se voi investite sulle All-Star avete la possibilità di andare a premio facendo un punteggio maggiore di 205 e riceverete 0,0205 ETH e un punteggio maggiore a 250 e riceverete 0,0409 ETH, ovvero 51,61 euro in questo momento. Io ragazzi ho fatto 256.18 senza un giocatore, perché io ho il portiere acquistato, il terzo portiere del Fortuna, che non gioca mai. Fa solamente numero e quindi ho ricevuto questo premio con un uomo in meno. Perché Kempf è una fottuta sicurezza. Qualsiasi cosa succeda nell'Hertha Berlino, Kempf è una fottuta sicurezza. Bazner malissimo. Mi aspettavo e mi aspetto tuttora qualcosa di più. Infatti nella prossima settimana non giocherà neanche. Sommers finalmente è tornato. Però ha fatto un'ottima prestazione. Sta giocando esterno tutto campo. Lui era uno esterno offensivo. Quindi 55 punti. E poi Sven, dello Sparta Rotterdam, ha fatto l'assist. E alla fine aveva pure il capitano, si è preso un bel punteggio. Si è preso un bel punteggio che mi ha fatto guadagnare, appunto, 256.18 punti. Tanta roba. E quindi noi possiamo andare a riscattare i nostri premi. Ed è la prima volta, signori, che vinciamo un premio in Ethereum.
Questa è la tier 2, come al solito per il casual. Del Cincinnati. Alvaro Barreal, beh, non è male. Non è male. Attenzione, ragazzi, perché adesso potrebbe essere un discreto momento per investire sulle carte della MLS. Perché la MLS è in conclusione. Sta finendo. Acquistate, cioè controllate i prezzi, anche quelli futuri, anche quelli passati, scusate, e guardate un attimo. E poi ci prendiamo i nostri 0,0389 Ethereum, che mi fanno arrivare a più di 0,1 Ethereum nel portafoglio, e a me questo fa molto molto piacere. Sono già stati inseriti all'interno del portafoglio. Per il momento io devo fare cassa, perché vorrei acquistare un portiere titolare per la All Star. Cosa arriva? Ecco, arriva un periodo particolare dove sinceramente non sono molto fiducioso. Devo essere totalmente sincero, perché gioco ovviamente sempre l'All Star, sperando che Kemp contro il Red Bull Lipsia faccia bene, Sven contro il Nijmegen faccia bene, Sommers contro l'Eupen faccia bene, ma soprattutto Goritzan faccia bene contro Rijeka, che dovrebbe essere l'ultima in classifica. Te prego, Goritzan. Ho bisogno di una tua svolta. In America tra un po' iniziano i playoff. Fortunatamente io gioco con Los Angeles e Dallas. Fanno entrambi i playoff, quindi sono abbastanza, spero, tranquillo che facciano dei punti. Ecco, Dallas. Allora, Dallas gioca contro il Minnesota. Io speravo che giocassero in contemporanea, sono sincero. Speravo giocassero in contemporanea. Los Angeles non gioca ancora, perché giocherà contro una squadra che passerà questo turno, se non sbaglio. Non Dallas e Minnesota, insomma. Forse se lo ribecco ve lo faccio vedere il tabellone. Eccolo qua, questo è il tabellone. Quindi abbiamo Dallas contro Minnesota, e io spero sinceramente passi Dallas, perché se non passa Dallas io con l'America ho chiuso. Cioè ho solamente... Oddio, sì, forse... Io gioco anche con New York, insomma ho New York, Dallas e Los Angeles. Nel Dallas ho Ferreira, Lezet, Pomical. E nel Los Angeles ho Arango, Cifuentes e Crepo. Mentre nel New York ho solamente due difensori. Io speravo giocassero tutti in contemporanea. Se il Dallas dovesse battere il Minnesota, la volta dopo sicuramente il Los Angeles giocherà in contemporanea, penso, con il Dallas. Però ecco, io non mi sono sentito in America di buttare dentro tutto il blocco Dallas. Avrei potuto mettere a centrocampo le Jet, ma ho deciso di mettere Sebastian Cordova. Speriamo. Signori, queste sono le novità. Io sinceramente sono soddisfatto, mi sto togliendo grandi... mi sto togliendo delle belle soddisfazioni. Perché ho investito e adesso è il momento per cercare di racimolare un pochettino, di riguadagnare un po' l'investimento. Sto cercando comunque ogni tanto di fare plusvalenze, ogni tanto ce la faccio, ogni tanto no. Lui è sicuramente una plusvalenza che si può fare. Ho acquistato per 0,0559 Ethereum e come potete vedere le offerte che mi arrivano sono alte, perché mi arriva roba da 0,12 Ethereum. A questa l'avrei potuto anche accettare, ma secondo me lui è forte, gioca sempre titolare, è una squadra, è un giocatore importante, quindi io sinceramente mi sento di tenerlo. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere come vi sta andando su Rare, e se volete acquistare la mia unica vi basta contattarmi. Ciao ragazzi, alla prossima.